Guardate intorno. Che ore sono? 11:30. 11:30 passate. Io ho servito 4 persone da stamattina. È solo arrivata l'ora che devi via la seranda e tirarla giù. Lei si sente più un evasore o una persona che cerca di arrivare a fine mese? Ma sinceramente più una persona che riesce ad arrivare a fine mese. Tanto fatturi e tanto paghi, lo scontrino, che cazzo c'entra lo scontrino? Può succedere che mi dimentico. Lavoro c'è, movimento c'è, si vende? Poco? Calata, guarda, del 30%. Ai tempi di oggi non gliela fanno manco loro arrivare a fine mese, capisci? Quest'inverno ci siamo ridotti a non scaldarsi per risparmiare, perché ho certe bollette che ti mettono a piangere. Ma che stai qui per incassare 100 euro? Poi ne paghi 30-40 di spese tra luce, telefono. Sono troppe tasse e il nostro margine di guadagno non c'è più. Cioè, nel senso, lo scontrino non lo facciamo noi, perché ti faccio un esempio, quelle, la roba che vedi sul banco, io quelle mele le ho pagate 1,40, arrivano, sì, a certi momenti che noi paghiamo, vendiamo di meno di quanto paghiamo, quindi immaginate anche uno scontrino. Cioè, se uno pagasse tutte le tasse fino all'ultimo, tu avresti già chiuso? Forse la chiusura no, però ovviamente, ti sto dicendo, un 30% o meno, cioè. Ma anche noi alla fonte, cioè se c'è il contadino, la ditta ti fa la fattura, il contadino ci fa 10 euro a cassa e non ci mette l'IVA. In mezzo a tante cose c'è roba che vado a raccogliere il pomeriggio, ecco, periodo di zucchine, ciliegie, quelle non è, quelle sono nero, quello è nero, certo, totale, black proprio. Però questo black fa anche mangiare le persone che campano con 300 euro. Fa guerra tra poveri e noi qua ci famo la guerra per cercare il prezzo più basso e cercare il cliente qua fa come gli pare. Io con alcuni parlo e a volte sono costretti per andare avanti, se no devono smettere. Grazie, buona giornata. Arriva l'autobus, mi sa. Ah, il 38 magari. Grazie.